Benvenuti ai nostri cari follower. Quindi, come puoi vedere nella mappa di fronte a te, la pioggia sarà presente e forte in tutte le regioni d'Italia da nord a sud, nelle ore e nei giorni successivi, e in grandi quantità. Ma prima di entrare nei dettagli, siamo molto stanchi per aiutarvi a evitare il maltempo e il tempo improvviso. Tutto ciò che vi chiediamo è di sostenerci con ammirazione per questo video. Questo passaggio ti sembra molto semplice, ma è molto importante per noi, e motivarci a continuare. Quindi non lesinare su di noi con il supporto, grazie. Quindi la prima settimana di agosto 2023 sarà piovoso, freddo e l'inverno per eccellenza. Con grandi quantità di pioggia tornerà prepotentemente sulle regioni settentrionali e centrali e anche verso quelle meridionali. Questo è durante il periodo dall'1 all'8 agosto 2023. Modelli digitali globali, ancora fisso, indica un'alta probabilità di colpire l'Italia, con una serie di forti perturbazioni meteorologiche nei prossimi giorni. Ciò è dovuto alla regressione dell'anticiclone africano, che aprirà la porta alla sua morte. Perché l'aria fredda e umida penetri in Italia, entro le prossime ore, il che significa più pioggia, e ancora temporali, quindi salutano il caldo. Preparatevi al ritorno del maltempo, come dicevo, durante la prima settimana del prossimo agosto. Al momento non possiamo fornirvi una data precisa, perché la durata è ancora relativamente, ma le prospettive sono molto impressionanti. L'importante è che il periodo compreso tra l'1 e l'8 agosto sia fertile. È pieno di pioggia e tempeste, ma la data esatta non può essere determinata. Forse due fuori, o forse dopo il 6 agosto. Non sappiamo esattamente quando, ma durante i prossimi aggiornamenti, e mentre il periodo si avvicina, le cose diventeranno chiare. Quindi possiamo fornirti dettagli e informazioni esclusivi e più accurati per quanto riguarda queste fluttuazioni meteorologiche. E qualsiasi altra notizia importante, vi informeremo in seguito. Finalmente sei in buona salute.